2, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, accerta che il candidato signor Luigi De Magistris ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi a turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè il numero 264.385 voti validi. Quindi Presidente, alle ore 13.05 del giorno 1 giugno 2011 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Napoli il signor Luigi De Magistris. Siamo? E un po' di qua siamo a posto, grazie. Sindaco. Grazie. Gli occhiali di ringraziamento, se non gli occhiali da sole. Grazie a tutti. Poi finalmente Napoli sarà un sindaco. Attenzione alla tavola. Ho visto sulla sedia nello studio. Tanti per favore indietreggiamo un po' la piazza. Sì, allora. Davanti. Anche da qua. Basta, avete fatto tantissimo, basta. Grazie. Sta camminando il tavolo. Vediamo.